Questa è il 23 luglio 2023. Queste foto sono del 23 luglio 1998. Eravamo qui il 23 luglio 1998. Carlotta era stata da poco restaurata. Qui c'è tutta la documentazione ed era stata poi adottata da una scuola. Adesso si possono chiedere ufficialmente che i beni culturali vengano anche adottati dalle associazioni. Noi come Comitato delle Fate dal 98 ad oggi siamo venuti qui sempre, specialmente il 23 luglio. Oggi sono 25 anni. Questo signore qui è il presidente della CEA che aggiustò Carlotta. Questo signore qui è il presidente dello IACP, non vi dico i nomi. Questa sono io naturalmente, 25 anni di meno, però sono io, non vi dico il nome. Questa è la figlia di Momo Pertica che ci aiutò a far restaurare la fontana e questo è Atos De Luca. Questo è il libricino che è stato fatto con la scuola che l'adottò. E qui si vedono il signore che erano quel giorno. Io ho altre fotografie. Il certo è che Carlotta poi, naturalmente, il tempo ha consumato di nuovo un po' la sua testolina e qui si rivede il ferro, però io adesso faccio i tre sorsi, i tre desideri e li esprimo. Falli anche, questo lo consegno a te perché l'ho dato 5 anni fa ad Amedeo Sciaccheri, lo darò anche all'assessora alla memoria che oggi non poteva venire, però ho sentito per telefono. E ce n'ho un altro perché questi li andai a prendere al Museo Baracco. Grazie. I ragazzi che adottarono questa fontana però, poveretti, facevano la terza media, andarono alle scuole superiori e non ebbero mai questo bigliettino. Io sto cercando però i ragazzi che adottarono la fontana. Uno di questi è un giornalista, è cresciuto naturalmente. Il resto è il presidente. E tu lo riprendi. Concetta anche tu i tre sorsi, i tre desideri. Mi può tenere gli occhiali a te? Certo, le tengo gli occhiali, perché così il Comitato delle Fate esprime i tre sorsi e i tre desideri. Fa da casalinghità, fa da garbadella e fa da pittura. Fa da pittura tocca a te fare i tre sorsi e i tre desideri. Tre sorsi, tre desideri. Facciamo vedere com'è la scalinata oggi. Quello è il quadro che porteremo adesso per il ponte di Storia. E nel frattempo la storia è andata avanti e andiamo a pulire la pietra d'inciampo. Allora, adesso andiamo a pulire la pietra d'inciampo, perché vi faccio vedere come sta, e poi anche la targhetta di Enrica Zaffati. Ecco, questa è la pietra d'inciampo. Si inciampa ma ci si vede poco, ecco perché si inciampa, e qui invece c'è la targa di Enrica Zaffati. Enrica Zaffati tornò dal campo di Auschwitz e invece Emma non tornò, per questo c'è la pietra d'inciampo. Questa è la mimosa che il Comitato delle Fate ha piantato un anno fa in suo ricordo e si è cresciuta così bene grazie ai signori Trastulli. Guarda quanto è carino questo scorcio qui. Adesso puntiamo la pietra d'inciampo. Facciamo notare